Salve signori, oggi sono più aggressivo del solito. Quindi ritorniamo col format che ci piace tanto, ovvero insultiamo Sea of Thieves. Che sia giusto, qua c'è una spigola. No, collega, Dai, già li vedo i bimbi minchia a rompere i coglioni insultandomi pure il gatto perché ho detto che quella cosa non mi è piaciuta. La Madonna! In questi giorni, anzi in questi mesi, ho parlato con tanti giocatori di Sea of Thieves e neanche a farlo apposta, tutti quanti stanno essendo delusi dalle novità che Rare sta inserendo nel mare dei ladri. Ma adesso diamo un'occhiata alle ultime novità. Interessanti. E lo credo bene! Se non l'ho visto male, le ultime novità che sono arrivate sono solamente le nuove avventure e l'emporio che si aggiorna. Le avventure sono la noia più totale. Dai, nell'ultima dobbiamo fare avanti e indietro nelle isole con una lanterna. Vi ricorderete quella delle sirene, alla fine dovevamo semplicemente fare il shrine. Wow, che novità pazzesca! Adesso, non so se a voi stanno piacendo queste avventure, fatemelo sapere nei commenti e facciamo anche un sondaggio. Scrivetemi da quanto tempo giocate e se vi stanno piacendo, il perché lo scoprirete in un prossimo video. Comunque a me personalmente, e anche a tutte le persone con cui ho parlato, queste novità ci fanno cagare. Secondo me era meglio continuare a rilasciare un aggiornamento di contenuti al mese, magari più piccolo, ma uno al mese. I nuovi giocatori probabilmente non lo sapranno, ma una volta non c'erano le season e non c'era un pass, uscivano aggiornamenti mensili. Per farvi capire meglio, era come una season al mese, ma senza il pass. Ci sono anche altre soluzioni, magari rilasciare meno avventure, ma più belle. Pirati, confidiamo nella season 8.